Caro Zaia, so che tu, dopo aver condotto una battaglia vittoriosa contro il virus, hai dato segnale di voler aprire in modo tempestivo gli esercizi importanti della Regione Veneto. E quindi non posso che sottoscrivere e guardare con molta convinzione questa scelta della Regione Veneto. Ma vorrei anche ricordarti, avendo io un ruolo nella regione, che è presidente della Fondazione Canova, e cioè il museo della personalità più importante della scultura dell'età moderna, e quindi un museo internazionale, che tu consenta a me presidente e comunque ai sindaci, in questo caso il sindaco di Possagno come il sindaco di Bassano, che sono uniti nella celebrazione di Canova, che è partita nel 19 e finirà nel 2022, che tu dia in un accordo Stato-Regioni alle regioni e ai comuni la disponibilità di decidere sui tempi d'apertura di luoghi innocui come i musei, ove non siano come gli Uffizi e quindi siano moderatamente frequentati, con il biglietto online e il controllo degli accessi ogni 10 minuti è possibile riaprire molti musei del Veneto. Voglio che tu possa consentire in questo dialogo con lo Stato ai sindaci di stabilire i tempi di riapertura e quindi in questo caso che il Museo di Pinacoteca di Possagno, di cui io in questo momento mi occupo direttamente, possa aprire entro il mese di maggio, ricominciando la sua attività che è così vitale per quel piccolo paese ed è importante per tutta l'Europa e per il mondo, soprattutto in questi anni. Ma perché questo avvenga occorre che lo Stato non decida altro che per i musei statali, per i musei regionali, per i musei comunali, per tutto quello che è connesso alla disponibilità di un sindaco, di un presidente di regione, ci sia la possibilità di decidere in autonomia. Questa autonomia che abbiamo rivendicato sia almeno autonomia per la bellezza, per la cultura, per le mostre. E non si lasciano marcire le opere senza che nessuno le veda, perché la loro vita è nel nostro sguardo. E il nostro sguardo è distante, ma profondamente partecipe. Questo ti chiedo, caro Zaia, nei rapporti con della Regione Veneto, con il governo.